Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un fondo 24x8 cm, un click clack in legno, io vado ad utilizzare questo modello, un uncinetto numero 7 con cui andremo a lavorare l'intera borsa e un uncinetto numero 4 con cui andremo a fare il primo giro passando nei fori. Il tutto vado a utilizzare questo cordino velvet, che è un cordino di ciniglio rinforzato, ideato apposta per la realizzazione delle borse più lanose, più invernali. Quindi sono rocche da 250 grammi. E appunto andiamo ad utilizzare questo per lavorare la nostra pochette. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it e i click clack in legno sono una novità di questo inverno, ci sono arrivati diversi modelli in diversi colori e trovate sempre anche questi sul sito. Partiamo subito, abbiamo detto che il primo giro lo andiamo a fare con l'uncinetto 4 perché altrimenti non passerebbe nei fori l'altro uncinetto. Ho fatto un cappio del filato, vado a inserirmi in un foro del fondo e vado a lavorare una maglia bassa. Voilà, quindi vado a lavorare un punto basso per ogni foro. Procedo così per tutto il giro. Realizzato questo primo giro, andiamo ad inserirci nella prima maglia di inizio e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Dopodiché cambiamo uncinetto e passiamo a lavorare con il 7. Dato che il filato è già molto particolare perché è di ciniglia e per di più ho scelto di lavorare un colore sfumato, non andiamo a fare punti complessi perché perderebbe non, la bellezza di questa borsa è appunto data dal filato, quindi non ha bisogno di punti ricercati. Andremo a lavorare semplicemente a mezza maglia alta, quindi anche molto molto semplice anche per i principianti. Il filato è molto grosso, sta rigido da solo, si lavora facilmente e quindi non è assolutamente complesso, non ha peli o cose che possono creare difficoltà nella lavorazione, quindi adatto anche a chi magari non è molto esperto nella realizzazione di borse. Quindi partiamo subito facendo due catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e dopodiché andiamo a puntare in tutti i punti sottostanti. E andiamo a lavorare una mezza maglia alta per ogni foro. Aspettate, che qui ho saltato un punto. Ok, così andiamo a lavorare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Ripeto, il filato è molto grosso, i fori del fondo sono ravvicinati, non andiamo neanche a fare gli aumenti sulle curve, semplicemente lavoriamo le maglie così come si presentano. Vedete? Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Arrivati qui al termine del primo giro di mezza maglia alta, vado a puntarmi qui sopra il primo punto e vado a fare la prima mezza maglia alta del giro successivo. Vedete? In questo modo mi sono raccordata e adesso continuo a lavorare in tondo per un qualche giro. Quindi proseguiamo sempre così a mezza maglia alta, vedete? Tanto così adesso poi vi dico esattamente quanti giri ho realizzato. Allora, guardate, ho realizzato 1, 2, 3, 4 giri di mezza maglia alta e ho iniziato il quinto giro. Quando arriviamo sulla curva del quinto giro, dobbiamo andare a fare delle diminuzioni perché abbiamo il fondo 24, ma in realtà il click-clack è 20, quindi dobbiamo portarci a misura del nostro click-clack, dobbiamo stringerci di 2 cm per lato. Quindi adesso, che sono qui nella curva, salto un punto, vado nel successivo e quindi faccio la prima diminuzione in questo modo. Il punto dopo lo lavoro,
e quello dopo ancora salto di nuovo il punto e faccio la diminuzione, lavoro il punto successivo mentre quello dopo lo salto. Ok, quindi abbiamo fatto 3 diminuzioni in questa curva e vedete che si chiude già abbastanza. In questo modo adesso andremo a lavorare tutta la parte del lato lungo a maglia alta normale. Quando arriveremo sull'altra curva di nuovo ripeteremo le stesse 3 diminuzioni anche da questo lato. Quindi una volta terminato tutto il quinto giro facendo le 3 diminuzioni per lato, ho iniziato il sesto, tutto il lato lungo lo lavoriamo così, quindi senza diminuire, diminuiamo sempre solo sulla curva, e questo è l'ultimo giro di diminuzioni che andiamo a fare, andiamo a diminuire per 2 punti per curva, diciamo. Quindi adesso vedete che sono arrivata proprio qui in prossimità della curva, salto il punto che devo lavorare, mi inserisco in quello dopo e vado a fare una mezza maglia alta. Poi vado a lavorare il successivo punto e quello dopo ancora lo salto. In questo modo abbiamo fatto 2 diminuzioni e la borsa si è stretta ancora leggermente, quindi adesso lavoriamo qui tutte le maglie così come si presentano. Quando arriveremo sull'altro lato faremo di nuovo queste 2 diminuzioni e dopodiché le diminuzioni sono finite, abbiamo la borsa che si è stretta ed è diventata di dimensione poi proprio del nostro clic-clac. Vedete? In questo modo. Terminato il sesto giro, è l'ultimo di diminuzioni, perché vedete che se andiamo a posizionare il clic-clac siamo esattamente della misura che dovevamo ottenere. Quindi andiamo a lavorare ancora un giro di mezza maglia alta, lavorando le maglie così come si presentano, quindi senza più diminuire, e dopodiché vi faccio vedere come proseguire. Quindi realizziamo ancora il settimo giro lavorando le maglie così come si presentano. Allora, terminato anche questo ultimo giro, diciamo, adesso dobbiamo andare a lavorare il pezzo solo davanti e poi solo dietro che ci serve per andarci a raccordare il nostro clic-clac. Quindi dobbiamo lavorare esattamente questo pezzo, ok? Questo qui sul davanti e poi lo stesso sul dietro, che poi andremo a infilare in questa scanalatura che vedete, andremo poi a fissarlo il clic-clac. Quindi adesso sono qui che ho terminato, diciamo, il giro. Chiudo facendo 2 maglie bassissime, una e una due, in modo da portarmi esattamente davanti e vado a lavorare le maglie solo fino qua, quindi sempre maglia alta, mezza maglia alta, quindi adesso faremo 2 catenelle che sostituiscono il primo punto e poi andiamo avanti a lavorare le altre maglie, però come vi dicevo solo ed esclusivamente nel lato davanti, quindi non lavoreremo più i laterali. Vedete? Perfetto, è della misura giusta, quindi in totale ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punti. 13 punti, adesso andiamo a voltare il lavoro, quindi facciamo 2 catenelle. Voltiamo il lavoro e lavoriamo queste stesse maglie per un altro giro e poi per un altro ancora, quindi per un totale dobbiamo avere 3 giri che lavoriamo solo sul davanti. Una volta realizzati i 3 giri, quindi 1, 2 e 3, vedete, solo sul davanti, dobbiamo andare a fare un ultimo giro dove lavoriamo a maglia bassa. Quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Questo è l'ultimo giro che andiamo a fare, dopodiché possiamo staccare il filo e andiamo a ripetere la stessa cosa da questo lato. Quindi vedete, facciamo un ultimo giro a maglia bassa. Quindi per quanto riguarda invece la realizzazione dell'altro pezzo nell'altro lato, andiamo in corrispondenza a inserirci nello stesso punto qui, quindi vedete che ho fatto un nuovo cappio, vado a inserirmi con l'uncinetto, ripeto, in corrispondenza del punto, quindi è questo. Benissimo. Vado a inserirmi facendo una maglia bassissima. Dopodiché faccio le mie 2 catenelle e vado a lavorare un mezzo punto alto per i restanti 15 punti fino ad arrivare
diciamo alla stessa lunghezza dall'altro lato, ok? Quindi no, no, scusatemi, non erano 15, erano 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 punti. I nostri 13 punti. Ok, quindi lasciamo fuori i laterali, questa parte non viene più lavorata, si lavora solo questo pezzo, quindi arriveremo fino a qui, poi faremo di nuovo gli altri due, i successivi due giri di mezza maglia alta e l'ultimo di maglia bassa. Dopodiché abbiamo terminato la borsa e vedremo poi come assemblarla cucendo, andando a inserire il click clack. Allora, adesso vi faccio vedere come va attaccato il click clack. Allora, io da questo lato l'ho già attaccato, vedete, questo è il risultato, e adesso vediamo come andare ad attaccarlo anche da qui. Allora, vedete che il click clack ha una scanalatura, la vedete qui, e ce l'ha tutto attorno su tutti e tre i lati. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Voilà, vedete che c'è questa scanalatura. All'interno di questa scanalatura dovremo andare a inserire della colla e poi andare con un qualcosa, io utilizzo una limetta per unghie, a spingere la nostra lavorazione all'interno di questa fessura per fissare con la colla la parte lavorata all'uncinetto. Una volta fatto questo, vedete che qui ci sono dei forellini, andremo a mettere le viti come maggior rinforzo. Quindi adesso vi faccio vedere la parte di incollaggio. Io per incollare utilizzo la colla da tessuti della Gutterman, ne ho provate diverse colle da tessuti, ma questa è la migliore, non è a presa rapida ma deve asciugare, quindi mettete la colla, infilate il tessuto, mettete le viti e poi lasciate la borsa ferma, diciamo un 20 minuti, che siamo tranquilli che sia asciutta, e poi potete passare a fare l'altra parte, ok? Dategli il tempo appunto che si asciughi, perché non è una colla presa rapida. Però poi ha una tenuta pazzesca, che secondo me è veramente una delle migliori in commercio che trovate. E, ripeto, ne ho provate diverse altre, anche quelle della Prime, ma poi alla fine questa è la migliore. Quindi adesso vi faccio vedere che andiamo a inserire la colla all'interno della fessura e poi andremo a spingere la parte lavorata all'uncinetto all'interno. Quindi adesso prendiamo la colla e andiamo a inserirla all'interno di tutta la scanalatura. In questo modo facciamo il giro tutto attorno. Una volta che siamo andati a mettere la colla, come vi dicevo, prendo una limetta per unghie e vado a spingere la lavorazione all'interno di questa insenatura dove c'è la colla, appunto. Quindi passo punto per punto e vado a schiacciare per inserire i punti all'interno in modo che la lavorazione vada dentro questa scanalatura. Vedete, in questo modo. Una volta fatto ciò, non ci resta che andare a mettere le viti. Adesso vi faccio vedere come. Allora, per mettere le viti dobbiamo metterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 per lato, quindi in totale sono 12. Nel click clack vedete che ci sono questi fori incavati, ma non sono completamente bucati. Non sono bucati perché si bucano una volta che voi mettete la vite e col cacciavite andate ad avvitarli, quindi sono segnati ma non sono completamente bucati. Vado a inserirmi la vitina, ad esempio in questo primo forellino, e poi con un cacciavite a stella vado ad avvitare. Il legno si fora e la vite va giù fino in fondo. Vedete che ho messo la vitina. Adesso vado a ripetere lo stesso procedimento per gli altri fori. Quindi ora vado a mettere un'altra vitina.
bisogna fare un po' di forza perché appunto bisogna bucare la parte finale del legno e poi avvitare bene fino in fondo in modo che prenda anche la parte di tessuto che abbiamo spinto all'interno e incollato. Ripeto il procedimento con tutte le altre viti e poi voi dovete farlo dall'altra parte, però un consiglio che vi do e mi raccomando, lasciatela ferma almeno un quarto d'ora e poi incollate l'altra parte in modo che la colla faccia presa.